In questo video parliamo di autofagia, un processo assolutamente molto importante per il buon funzionamento del nostro organismo e quindi vediamo di capire che cos'è l'autofagia, vediamo di capire perché per uno sportivo è assolutamente importantissimo questo processo ed è assolutamente importantissimo stimolare questo processo e vediamo appunto anche come fare e vediamo quali sono i benefici per il nostro organismo. E vediamo anche la correlazione tra digiuno e autofagia. E quindi cerchiamo anche di capire anche perché io continuo a consigliare spesso di digiunare, soprattutto di intraprendere quella che è la pratica del digiuno intermittente, che è la forma di digiuno poi più consona per uno sportivo. La autofagia è una scoperta, diciamo, relativamente recente. Scoperta poi dello scienziato Yoshinori, scienziato giapponese, che appunto per questa scoperta, per l'autofagia, appunto ha preso anche un premio Nobel e questa è una scoperta assolutamente molto molto importante. Yoshinori, appunto, facendo delle ricerche poi sulle cellule, ha scoperto quelli che sono gli lisosomi. I lisosomi hanno una funzione ben specifica, sono una sorta di stomaco delle nostre cellule e attraverso gli lisosomi poi digeriamo quelle che sono le cellule morte, quindi gli scarti, i virus, i batteri e tutti i parassiti e quindi fungono un po' da filtro, da depuratore delle nostre cellule e quindi del nostro organismo. E già da questo vediamo quanto l'autofagia sia assolutamente un processo importantissimo per il nostro organismo, per stare bene e soprattutto per avere più energia. Autofagia significa se stesso e fagia significa mangiare e quindi significa praticamente mangiare se stessi, che detta così sembra un po' raccapricciante, comunque quello che si mangiano sono praticamente gli scarti, le cose che non servono più. E quindi stimolare questo processo significa poi stimolare la depurazione del nostro organismo. E già da questo vediamo quanto possa essere importante per uno sportivo avere un fisico, diciamo, pulito, che lavora bene. Quindi grazie agli lisosomi trasformiamo quelli che sono gli scarti, i parassiti, i batteri, i virus, le cellule morte in energia e in altre cellule nuove. Ed è grazie anche agli lisosomi che scindiamo le proteine in aminoacidi che poi ci permettono di costruire altre proteine. Come sappiamo, le proteine sono tantissime, il nostro organismo ha bisogno di tantissimi tipi di proteine e le costruiamo con gli aminoacidi. Sulle proteine e sugli aminoacidi ho dedicato un video tempo fa che ti invito a vedere se appunto ne vuoi sapere di più. E quindi vediamo quanto il nostro organismo sia in grado da solo di formare delle proteine praticamente dagli scarti. Si calcola che grazie all'autofagia il nostro organismo sia in grado di produrre dai 200 ai 300 grammi di proteine al giorno, che poi è il nostro fabbisogno. Chiaramente le proteine le prendiamo anche dall'alimentazione ed è giusto così, è giusto che dobbiamo prendere le proteine pronte dall'alimentazione e dall'alimentazione normalmente si prendono 60, 80, 100 grammi di proteine al giorno e diciamo che le proteine che dobbiamo assumere dall'alimentazione variano da persona a persona, però possiamo dire che una persona media normale ha bisogno da 0,6 a 0,8, 1, 1 grammo e 2 ogni chilo di peso, quindi da 0,6 grammi a 1 grammo e 2 ogni chilo di peso, quindi un atleta, diciamo, di 80 kg ha bisogno dalle 50, 60 fino ai 100, 120 grammi di proteine al giorno. Diciamo che al fine che il processo di autofagia poi funzioni bene, funzioni meglio, diciamo che anche è buono evitare di prendere troppe proteine. Diciamo che se le prendi da mangiare va bene così. Io quello che eviterei è prendere le proteine dal barattolo, perché le proteine dal barattolo non ti servono assolutamente a nulla. Con questo non, diciamo che non sono nocive perché il nostro organismo è poi in grado di smaltire le proteine in eccesso e di fabbricare poi le proteine nel caso in cui ne assumiamo poi troppo poche, come abbiamo visto appunto tramite il processo dell'autofagia. Quindi diciamo che tutta questa questione sulle proteine, sull'assumere le proteine, ed è piuttosto un grande risultato di una strategia di marketing per venderti appunto proteine in pillole, proteine in polvere e varie bevande con proteine. E detto questo, capiamo quanto il processo di autofagia sia assolutamente molto importante per depurare quello che è il nostro organismo attraverso il processo di autofagia. Quindi eliminiamo quelle che sono le scorie, eliminiamo le cellule morte, eliminiamo soprattutto batteri e virus. E già da questo capiamo quanto sia importante questo processo per stare bene e per rimanere praticamente in salute. Se il processo di autofagia funziona male, andiamo ad accumulare cellule
cellule morte e quindi si crea un ambiente, diciamo, più consono al proliferare di batteri e virus e quindi siamo più portati ad ammalarci. Yoshinori ha scoperto che l'autofagia viene stimolata, quindi diciamo che si intensifica soprattutto quando siamo sotto stress e con la fame e quindi praticamente con il digiuno. E da questo ci ricolleghiamo a quello che è il digiuno intermittente che vado sempre a consigliare. Quindi quando abbiamo fame, soprattutto appunto quando digiuniamo, il processo di autofagia viene stimolato e si intensifica e tutto questo non può che farci bene. Come abbiamo visto, andiamo ad eliminare tutte quelle che sono le scorie, le cellule morte, i virus, batteri e parassiti e tutto questo non può che farci bene e quindi siamo meno esposti a infezioni, infiammazioni e infortuni. Oltretutto, sia la diminuzione delle calorie introdotte sia l'autofagia aumentano la produzione di monossido di azoto, che è una molecola assolutamente importantissima sia per la depurazione sia per il ringiovanimento del nostro organismo. E quindi tra i tanti benefici che abbiamo dal digiuno e dall'autofagia c'è anche il ringiovanimento, quindi diciamo il restare giovani più a lungo. E quindi vediamo quanto il digiuno, che è strettamente appunto correlato all'autofagia, diciamo che l'autofagia viene stimolata attraverso poi il digiuno, sia assolutamente importantissima per il nostro organismo, per la salute, per sentirci bene, per avere più energia. Oltretutto riduciamo quelle che sono le possibilità di infortuni, riducendo quelle che sono le infiammazioni, riduciamo poi, regolarizziamo un pochettino quelli che sono tutti i valori del nostro sangue, del nostro organismo, tra cui il colesterolo. Oltretutto ci aiuta a dimagrire, a mantenere il peso forma, abbiamo più energie, quindi ci aiuta a produrre più energia, quindi a sentirci più energici, aiuta a diminuire quelle che sono le infiammazioni, quindi aiuta a diminuire quelli che sono gli infortuni, aiuta anche a regolare quella che è la pressione sanguigna. Oltre che, invece di prenderti delle pasticche e pasticconi, se cominci a digiunare, fare magari digiuno intermittente, è assolutamente, questo non può che aiutarti a regolare quella che è la pressione. Chiaramente il digiuno va fatto se sei una persona sana. Se sei una persona sana che non ha nessun problema di salute, il digiuno intermittente diciamo che è assolutamente consigliabile un po' a tutti, anche se comunque chiedere un parere al medico assolutamente te lo consiglio. Caso diverso è se hai dei problemi patologici, come se può essere diabete, problemi di cuore o anche appunto poi problemi di pressione, prima di iniziare a digiunare assolutamente vai da un medico, vai da uno specialista e fatti appunto consigliare. Per tutti gli altri assolutamente è una pratica che consiglio sempre a tutti e non puoi che averne appunto tantissimi benefici. Perfetto, e con questo ho finito. Se ho dimenticato qualcosa, se hai qualcosa da aggiungere, assolutamente scrivi qua sotto tra i commenti, magari fammi sapere se hai iniziato a praticare digiuno intermittente e come ti senti. Io con questo ho finito, ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e mi raccomando, sempre a canna.